Vi siete mai chiesti come vengono fatte le scene di sesso nei film? Nel corso del tempo, per risolvere i problemi che nascono dall'esigenza di organizzare queste scene delicate, si è venuta a creare una figura professionale nuova, il coordinatore dell'intimità. In inglese, intimacy coordinator. Però è ancora una professione un po' avvolta dal mistero. C'è chi li pensa come psicologi, altri come registi delle scene hard, quindi pochi sanno davvero cosa fanno. Oggi però dissiperemo tutti i dubbi. Ciao ragazzi, nel video di oggi abbiamo intervistato per voi la prima coordinatrice di intimità riconosciuta in Italia. Potreste anche aver già visto film e serie a cui ha lavorato, come Ferrari e Super Sex. La ringraziamo per la sua disponibilità, risponderà alle nostre domande e ci spiegherà tutto di questo mondo. Diamo il benvenuto nella giungla a Luisa Lazzaro. Raccontaci un po' di te. Ciao, ciao a tutti. Mi chiamo Luisa Lazzaro e sono un'intimacy coordinator che lavora in Italia da circa 2 anni. Come ti sei avvicinata a questo settore? Mi piace molto l'organizzazione delle immagini, l'organizzazione dei movimenti, quindi questo è un po' il link. Io avevo fatto un master's di screen dance e quindi ero molto interessata alla coreografia pensata proprio dentro un frame. Il ruolo di intimacy coordinator nasce in origine nell'ambito dello spettacolo dal vivo. In America alcuni stunt coordinators che facevano delle ricerche universitarie hanno applicato dei principi del stage combat, quindi del combattimento, a scene con contenuti di intimità. Si è messo in pratica nel teatro e siccome alcuni di loro già lavoravano anche sui set come stunt coordinators, c'è stato un dialogo tra loro e degli attori e Emily Mead è stata la prima attrice in America a richiedere un intimacy coordinator sul set per una serie televisiva di HBO e da allora HBO ha continuato a ingaggiare intimacy coordinators per tutte le scene in cui era necessaria e quindi così c'è stato questo passaggio dal teatro al cinema. Che cos'è esattamente un coordinatore di intimità e come si è sviluppato questo ruolo nel mondo del cinema? Allora, un coordinatore di intimità è un consulente indipendente che fa da tramite tra produzione e cast. Coordiniamo queste scene tra produzione e vari reparti, facilitiamo la comunicazione, quindi incoraggiamo la trasparenza. Definiamo anche un linguaggio molto specifico riguardo le richieste e questo ci permette anche di agevolare un consenso da parte del cast e più o meno è quello che facciamo. Come collabori con gli attori e la troupe? Facilitiamo innanzitutto questo dialogo, quindi a volte abbiamo una prassi che si definisce anche su carta, quindi le richieste che vengono fatte al cast vengono scritte nel dettaglio, quindi il cast in questo senso ha un writer, si chiama. In altri casi dove non c'è, diciamo, il documento è comunque un processo di molta comunicazione, quindi inizialmente io partendo dalla sceneggiatura, nella mia valutazione avrò una serie di domande per la regia e prima di arrivare alla regia avrò avuto già un colloquio con i produttori e quindi in base appunto a quello che è il feedback determiniamo, stabiliamo dove la presenza è necessaria e per ciascuna scena provvedo a un risk assessment, quindi faccio una valutazione dei rischi e poi offriamo degli esercizi particolari dove si lavora fisicamente per arrivare a dare l'opportunità agli attori di concordarsi prima di arrivare su un set e quindi cerchiamo di evitare sorprese e disagi il più possibile. A volte devo richiedere anche la chiusura di un set, quindi il fatto di minimizzare il set, questo per appunto diminuire e minimizzare l'esposizione per esempio di un nudo o di una simulazione di un atto sessuale. Come coordinatore di intimità abbiamo la capacità di coreografare le scene, questo a volte è richiesto da regia, a volte no, quindi dobbiamo adeguarci al set e al processo creativo e alla visione artistica che ci si presenta, però sicuramente abbiamo le competenze per organizzare quei movimenti. È molto importante per un intimacy coordinator di avere conoscenza di questi processi creativi, quindi delle tecniche del cast che come un attore si prepara per entrare in un personaggio e quindi c'è sicuramente un lavoro molto pratico e a volte la possibilità
di offrire degli strumenti per navigare quello spazio creativo e non necessariamente dire dovete fare così, no? Però è di creare un ambiente in cui sia facile poter esprimersi per gli attori. Abbiamo letto da alcuni articoli che sei stata la prima coordinatrice di intimità certificata in Italia. Che cosa ha comportato questo riconoscimento per la categoria? C'erano degli intimacy coordinators che lavoravano in Italia, ma venivano ingaggiati dall'estero, proprio perché non c'era ancora stato un corso di formazione. Quindi da quando sono arrivata ho avuto, diciamo, sicuramente un vantaggio proprio perché avevo seguito una formazione in Inghilterra e quindi questo mi ha permesso di lavorare molto. Abbiamo poi insieme anche a Safe Sets con An Academy e il sostegno di Sky e Netflix lanciato il corso anche qui in Italia e quindi adesso ci sono 9 altri intimacy coordinators. Stiamo lavorando molto su varie iniziative per divulgare il ruolo, per creare anche insieme ad altre categorie dei protocolli, quindi ci stiamo dando molto da fare. Come si sono evolute le protezioni dell'intimità dedicate agli attori? C'è una maggiore attenzione a questi elementi negli ultimi anni? Una maggiore distanza forse, creare una maggiore barriera. Allora normalmente si usavano comunque sempre degli intimi di servizio, no? Ad oggi questi intimi di servizio, che vi posso far vedere, per esempio questo è un pouch per un organo genitale maschile che ha dentro un pezzo di silicone. Ok, quindi questo è, diciamo, un'evoluzione. Prima di questo erano magari solo il tessuto, che poteva essere appunto per entrambi, quindi questo è quello femminile. Adesso, aggiungendo degli strati di silicone, si crea una barriera maggiore, quindi noi incoraggiamo comunque un 3 livelli di barriera. A volte utilizziamo anche dei cuscinetti oppure le palle Pilates, che sono, diciamo, si possono gonfiare e avere a diversi livelli di gonfiore, quindi quelli li usiamo anche. E l'altra, diciamo, evoluzione forse maggiore è quella di non avere più degli elastici laterali, perché si possono adesso applicare questi modesties, questi servizi di intimo, con dei cerotti in color carne, che va, diciamo, ad attaccarsi sia internamente che esternamente, direttamente sulla pelle. E la coreografia poi nasconde la parte che è coperta, giustamente? Anche, assolutamente, sì. Quello è anche un'altra tecnica, sempre di angolatura della telecamera e il corpo stesso, cioè quindi la posizione e dove si presentano invece le coperture. Si chiede ancora anche al post, cioè il post che può fare un lavoro di cancellazione se è necessario. Dipende dagli attori, cioè devono sentirsi comodi, quindi spesso si presenta una serie di possibilità e poi in base a quello che è più comodo per l'interprete ci si adegua anche in base a quello, ecco. Quindi se è necessario cancellare perché l'attore preferisce una mutanda invece che un pouch, per esempio, si può sempre appunto chiedere a Visual Effects di fare le parti visibili. Sono tante le possibilità e quindi c'è un dialogo iniziale che a volte per un intimacy coordinator vuol dire sì, rapportarsi anche con reparti visual effects, reparti prostetici, reparto make-up. Questo quindi dipende dalle esigenze del progetto. Gli attori al giorno d'oggi in Italia conoscono una figura come la tua? La accettano o è capitato che potessero rifiutarla? La figura quando sono arrivata era sicuramente meno conosciuta rispetto ad ora, quindi mi è capitato di parlare molto di questo ruolo sul set stesso. Inizialmente mi chiedevano di che cosa mi occupassi e quindi ho dovuto spiegare cosa facessi. Oggi gli attori la conoscono di più ed è accettata. Nella maggior parte dei casi posso dire che attori con cui ho lavorato hanno accettato questa figura e la ritengono anche necessaria. Anche solo sapere che la produzione abbia un intimacy coordinator ingaggiato nel progetto può dare una tranquillità. Spesso da membri del cast di vari progetti mi dicevano: sapere che ci sei è già molto per noi. Detto questo, è anche molto possibile che un attore o un'attrice non senta il bisogno, la necessità di avere un intimacy
coordinator sul set, è comunque una scelta che spetta al cast, è una scelta molto personale e quindi lo dobbiamo rispettare. Mi è capitato di lavorare su set in cui c'era un membro del cast che voleva un'intimacy e un altro no. Mi è capitato di essere su un set con un attore molto esperto, cioè aveva molti anni di esperienza, che se personalmente non aveva bisogno del mio sostegno, ma che riconosceva magari la necessità della mia presenza per un sostegno di un attore più giovane. Le situazioni sono molto molto varie, le possibilità sono diverse. Nella tua carriera hai mai assistito a situazioni in cui attori o registi hanno preferito un approccio più realistico? Se sì, come hai gestito queste situazioni? In Italia, tra l'altro, direi che forse l'approccio realistico è ancora un approccio abbastanza presente. Quello che intendo dire per un approccio realistico è il fatto che molto spesso l'approccio era quello di vediamo che cosa succede, a differenza di un approccio più tecnico, cioè dove magari si presenta una struttura e gli attori poi possono improvvisare in quel framework, no? Per quanto riguarda come io ho gestito, o in alcuni casi dove c'era un consenso chiaro, allora si è potuto andare avanti in quel modo. E nel momento in cui invece un approccio realistico potesse invece avere delle ripercussioni, allora lì intervengo per offrire delle soluzioni. È un lavoro molto vario, a volte non è sempre facile anche intuire dove c'è un disagio. Non sempre questo, certo, è evidente. Magari c'è una pressione psicologica. Però assolutamente. C'è sicuramente un disequilibrio di potere, no? E quindi quello a volte va ridimensionato. Per questo motivo che la prevenzione è cercare di lavorare il più possibile su queste scene prima di arrivare sul set aiuta proprio a questo, ecco. Avete competenze di psicologia? Parte della formazione dell'intimacy coordination è di avere un training di primo soccorso mentale, però non è richiesto, non è un requisito avere una qualifica di terapista, ecco. È un lavoro molto creativo, cioè l'approccio primario è quello di servire una visione artistica che ha un contesto e quindi rimanendo in quel contesto si procede. Si possono presentare delle difficoltà, lì è dove appunto il training per individuare quei segni che possono essere degli allarmi è sicuramente una nostra competenza, ma nel momento in cui possiamo accorgerci tramite delle conversazioni dove è richiesto invece un sostegno maggiore, è nostro compito informare e dare appunto le informazioni a quel sostegno. Esistono percorsi formativi specifici per diventare coordinatori di intimità? E in Italia è partito un corso a settembre del 2023, quindi agosto-settembre 2023, Anika Academy e Netflix in collaborazione con Sky ha lanciato un corso formativo. Il corso in sé è fatto di vari moduli che diciamo sono relativi proprio al lavoro e tutta una parte anche di documentazione. C'è poi una parte pratica in persona, quindi i moduli sono tutti online. C'è poi una settimana di lavoro dove ci si incontra e si fa la parte diciamo coreografica, quindi dove si esplorano i processi della messa in scena, del sostegno coreografico, e poi dopo un'altra serie di moduli che sono dei training specifici per problem solving, cioè che tipo di problemi si possono presentare e come affrontarli, e poi la parte finale che invece è una parte proprio di lavoro sul set. Abbiamo fatto un unico corso fino ad ora ed ero parte del team dei docenti. Gli altri erano sempre di Safe Sets, che sono coloro che hanno formato me. Quindi è una compagnia che è specializzata sia a degli intimacy coordinators che vanno sul set ed è specializzata anche a formare altri coordinatori. E ho fatto parte del loro team come docente per questo corso in Italia, che è stato proprio il primo corso che abbiamo fatto. Ci sono prospettive interessanti per chi decidesse di intraprendere questo percorso? Io penso proprio di sì, questo mestiere è un mestiere che secondo me andrà anche ad espandersi in altri ambiti, non sarà esclusivo all'audiovisivo, ma è un mestiere che fuori dall'Italia è comunque presente anche nell'opera, nel teatro, nella danza, in qualsiasi insomma progetto dove può esserci una performance. Quali consigli daresti a qualcuno che vuole intraprendere questa carriera?
E da un punto di vista tecnico consiglierei di prepararsi, come dicevo prima, rispetto alle tecniche proprio di un attore, e quindi avere quella base, quello è fondamentale, avere delle conoscenze dei processi creativi di un attore. Quindi se la persona interessata a formarsi non ha, diciamo, quella base, direi di documentarsi il più possibile. Da un altro punto di vista è un lavoro che si presentano sempre situazioni sempre nuove e quindi è importante avere un mindset molto, molto aperto e flessibile, avere una capacità di ascolto è importante e questo è quello che consiglierei. Che valore portano, secondo te, le scene di sesso nei film? Le scene di sesso sono come le altre scene, hanno un valore e una funzione nell'interesse della storia, no? Cioè devono servire un racconto e quindi hanno un valore nel momento in cui ci possono raccontare di più, dire di più o di un personaggio o di un rapporto. Quindi per me il valore è quello, cioè risiede nella funzione che, ripeto, tutte le scene di un film portano a un arco narrativo che deve funzionare e quindi anche una scena di sesso ha questa funzione. Questo dipende molto dalla regia, ovviamente, cioè dalla visione della regia e come Intimacy Coordinators noi serviamo questo. Quindi in senso generale, ecco, posso dire che hanno un valore nel momento in cui sono un'aggiunta per quella riuscita narrativa. In drama, gli attori sono maggiorenni, ma il target a cui si rivolgono queste scene è un pubblico di adolescenti. Il coordinatore di intimità in questo genere di situazioni, che ruolo può avere? Questa è una domanda molto interessante. Un intimacy coordinator oggi ancora sta lavorando per integrarsi in un processo in cui appunto ci si confronta anche per capire qual è la necessità di determinati contenuti, no? Un intimacy coordinator può contribuire molto se incluso in una fase sempre di pre-produzione. Ovviamente anche molto dipende dalla scrittura. Però arrivati, diciamo, sul set, hai già una storia che è già su carta, no? Quindi il contributo invece lì è più pratico. Sicuramente se c'è la volontà di aprire questo dialogo anche ad un intimacy coordinator, sicuramente si può riflettere, ecco, su questo. Io ovviamente c'è già un dialogo, cioè esistono già persone che si occupano di questo, per esempio nel caso dei minori ci sono dei protocolli, no? che dobbiamo seguire, però ecco, un intimacy coordinator è più una persona che lavora sulla messa in scena e su come tradurre o definire meglio quelle che sono le richieste, le necessità, le esigenze della visione artistica. Il discorso di quello che è giusto o non giusto è qualcosa che non rientra proprio nelle competenze del ruolo in sé. Grazie ancora Luisa per la disponibilità. Vi invitiamo a seguirla su tutti i social che vi lasceremo in descrizione per rimanere aggiornati su questo mondo nascente. Se invece vi è piaciuto il video, ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Per noi fa davvero la differenza.